Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, intanto devo iniziare questo video ringraziandovi per tutti i messaggi carini che mi avete lasciato nell'ultimo vlog, perché davvero sapervi vicini aiuta tanto, ma non voglio che questo video sia la continuazione dell'altro, quindi voglio oggi farvi vedere tutto quello che ho preso a San Francisco nell'ultimo periodo. In più, come al solito, ci sono anche alcuni arrivi dalle aziende che mi sono arrivati nell'ultimo periodo. Iniziamo subito con quello che ho preso da Abercrombie & Fitch. Voi lo sapete, Tomas è tipo il suo negozio preferito, quindi ci ha passato la vita là dentro, cioè ha passato giornate intere praticamente all'Abercrombie Store. È quello che più abbiamo visto di San Francisco, non sto scherzando, ma neanche tanto, e quindi siccome era tutto il 40% lui è impazzito e ha comprato tutto il negozio, non sto scherzando. Io invece ho preso solo due cosine che tra l'altro sono la stessa cosa ma in due colori diversi. Questa, non so se si riesce nemmeno bene a capire, è una canotta molto molto morbida, questa è rosa ed ha tipo un secondo strato, lo vedete, quello sotto un po' più coprente, molto fresca, molto estiva, secondo me molto carina e mi è piaciuta subito, sia abbinata magari a qualcosa di un verde militare che magari è un nero, insomma il rosa ovviamente sta con tutto per me. L'altra cosa che ho preso è la stessa identica cosa in rosso, mi sa che questa l'ho presa di una taglia più grande perché la mia non c'era, ed è questa, insomma uguale identica all'altra, appunto, sa che questa è un po' più piccola, uguale identica all'altra però rossa. Anche questa molto carina, se le vedete da Abercrombie dateci un'occhiata all'odore di Abercrombie, incredibile, non avevo mai notato nei vestiti di Abercrombie che resta quel profumo tipico degli store. Wow, ho avuto una specie di vampata di profumo. Comunque queste sono le due cosine che ho preso da Abercrombie. Poi sto scoprendo insieme a voi che cosa mi è arrivato, perché questo pacco l'ho appena aperto letteralmente un secondo fa ed è di Diego Dalla Palma. Prima cosa è Oh Sole Mio Summer Travel Kit. Oh, che figata, questi sono i mini size dei loro prodotti per capelli, che vi giuro sono ottimi, li ho provati l'anno scorso, mi sono trovata molto molto bene sia con la maschera che con lo shampoo, e questo è fighissimo perché sono i mini size che posso portarmi dietro. Lo shampoo e la maschera per capelli prendono sempre un sacco di spazio in questa pochettina, molto molto carina come cosa. E poi all'interno della borsetta c'è questo pacchetto. Oddio, ci sono un sacco di conchiglie. No, questo dovete vederlo. Sono un sacco di conchiglie. Sì, che carine. Profumano di male, io non uso tutto. No, non profumano di male. Non profumano di male, però sono conchiglie. E poi c'è questo biglietto. Nicole, lasciati ispirare dalle sfumature dell'acqua marina e dalle tonalità dorate della nuova Cruise Collection 2017. In vacanza non dimenticare di portare con te il pratico Sole Mio Travel Kit. Che carine! Cioè, che cos'è questo? Questo è un prodotto liquido, Gold Fusion Liquid Eyeshadow, un ombretto liquido dorato, che carino. Poi c'è questo che potrebbe stare bene con il vestito di oggi, un rosso molto estivo, forse sì, un rosso corallo. Stavo per dire corallo, poi ho visto che c'è scritto corallo, ok, ci siamo, però se no io sono un disastro nel descrivere i colori. Poi ci sono, sono dei rossetti, uno è sempre di questo bellissimo corallo, l'altro è un po' più un color pesca, molto carini questi. E poi scavando nel pacchetto, che cos'è questa? Questa è una Gold Nuggets Bronzer, è una terra compatta illuminante con questi flakes dorati. Che bella, è un peccato usarla, troppo bella questa cosa. E poi qui c'è una polvere compatta per guance multicolore, quindi sono varie tonalità di blush, ma questi si possono sempre usare anche come ombretti alla fin fine. Poi c'è un, che cos'è questo? Un delineatore per occhi, insomma è un eyeliner, non sapevo che si dicesse delineatore per gli occhi, è un eyeliner, forse in italiano è così, un eyeliner marrone. Poi un altro matitone, questo è un po' più rosato, un po' più chiaro rispetto agli altri due. Anche questo profumo, se ve lo state chiedendo. Poi un altro pacco di prodotti, che in realtà non è di Asus, ma ho sostituito il pacco perché l'altro era ancora più grande, e ci sono varie cosine, tra cui un pacco di Marc Jacobs, questo l'ho già aperto, non sono riuscita a farne a meno, scusatemi, e dentro ci sono tipo dei prodotti al cocco, un face primer, poi c'è un illuminante per il corpo e per il viso, bellissimo in gel, c'è questo pennello per il viso e poi qui c'è una terra, voilà, eccolo qua, si è un po' rovinata nella spedizione ma molto carino il packaging, molto carini i prodotti e la scatola, quindi grazie, grazie anche a Marc Jacobs. Ci sono un sacco di altre cosine,
questo lo adoro. Questa è la è un gel, è una specie di acqua micellare ma in gel, ed è struccante ma super super delicata, di Bioniche. Io amo i prodotti Bioniche, sono fantastici per la mia pelle che è stra permalosa. E poi c'è un latte detergente illuminante. Provate, provate i prodotti della Bioniche perché sono fantastici, si trovano in farmacia. Poi c'è una maschera reconstructive, una maschera ristrutturante, aiuto, una maschera ristrutturante per capelli danneggiati, fantastica. Io di queste non ne ho mai abbastanza. No, c'è un altro prodotto Marc Jacobs, un rossetto, immagino. Sì, è un rossetto liquido, è un color carne, quindi sicuramente... Ah sì, c'è anche... si può vedere il colore qua sotto. È un color carne, quindi sicuramente mi piacerà tanto. E i prodotti Marc Jacobs, specialmente i rossetti, mi piacciono molto, ma non ne ho tantissimi, ahimè. Poi qui ci sono... Allora, qui c'è due prodotti di un marchio che non conosco. Si chiama Niod o Niod, ed è un Fluid Ten... e un siero con acido ialuronico. Poi c'è una palette di ombretti di Sephora, si chiama Mixology. Questa è la palette e questi i colori, molto carini devo dire. Molti sono matte, alcuni sono shimmer, ma non troppo. C'è anche un doppio pennello, carina questa. C'è una Tea Infusion, ah, questa è una crema a mani alta verde, anche questa di Sephora. E poi ci sono quattro prodotti, bellissima, non sapevo che avessero anche una linea di trucchi, e sono un Eye and Brow Definer, quindi una specie di gel per sopracciglia. Poi c'è una palette di ombretti, una BB cream e un mascara. Voglio vedere un secondo la palette di ombretti com'è. Che carino il packaging, ci piace, mi piace molto. Ricorda un po' come forma quello di Kiko. E anche gli ombretti sono molto carini. Anche la scrivenza sembra buona, devo dire. Sì, decisamente. C'è un lip injection della Too Faced, questi li conosciamo non bene di più. Un Flash Jumbo Lip Pencil, quindi è una matita per le labbra di questo colore, tipo prugna vinaccia. E poi, sempre della stessa linea della maschera ristrutturante, c'è anche lo shampoo ristrutturante, quindi... che io ne ho bisogno sempre, figuriamoci in estate. E poi altra cosa che c'è, e loro mi conoscono molto molto bene, quelle di Sephora, perché mi hanno mandato la protezione per il sole 50+, che è l'unica che io utilizzo, quindi grazie grazie anche a Sephora. Poi vi devo assolutamente far vedere anche questa cosa che ho preso a San Francisco, che è la stupidaggine più turistica possibile, ma io dovevo assolutamente prendermi un Golden Gate Bridge e quindi l'ho comprato, perché dovete sapere che io in casa ho tipo una mini sezione dove ho tipo il Colosseo, il Big Ben, la Torre Eiffel, mi sono portata un vaso dalla Grecia, sono tutti questi mini oggetti che mi ricordano tutti i posti insomma in cui io sono stata, e dovevo assolutamente, anche la Statua della Libertà, e dovevo assolutamente prendere anche il Golden Gate Bridge. Eccolo qua, fantastico, e adesso vado dritta dritta a metterlo nella mia collezione. Mi sono pentita di non aver preso tipo una geisha in Giappone, mannaggia, però lo farò, ci tornerò e la prenderò. Voglio subito farvi vedere questo gioiello che ho preso da Gucci. Ed è una borsa che io tenevo d'occhio da un sacco di tempo, però online, perché nei negozi non esisteva. L'ho vista una volta a Roma, ma in quel momento stavo comprando scarpe, quindi non ho fatto caso, però ho pensato, cavolo che carina. E poi mi sono resa conto che è tipo difficilissimo trovarla, perché è tipo di una collezione passata dell'anno scorso, e quindi cioè non sono mai più riuscita a trovarla, neanche chiedendo negli store, sembrava impossibile. Poi sono arrivata a Milano e la ragazza dello store di Milano fa, guarda che la Rinascente dovrebbe esserci, quindi mi sono fiondata alla Rinascente. L'avete visto nel video vlog e finalmente vi faccio vedere di che borsa si tratta, ma se mi seguite su Instagram già lo sapete, ed è la Dionysus, che io già ho ma in un'altra colorazione, in un'altra grandezza, è la Dionysus verde in velluto. So che ne avevano ancora una a Milano, ma era quella da esposizione, che io non volevo, e quindi questo è quanto. Non l'ho vista da nessun'altra parte, e neanche a San Francisco c'era in marrone, sempre in velluto, che è comunque difficilissimo da trovare, ma non c'era in in verde. E questa non è in velluto, in realtà è scamosciata, è pelle scamosciata, ed è tutta scamosciata tranne, adesso la apro così la vedete, è tutta tutta scamosciata, anche il retro è così, è tutta tutta fatta così, ma è, ditemi se non è splendido questo color smeraldo. L'unica parte che non è scamosciata è l'interno e anche questo piccolo flap,
Se trovo... Oh, sotto c'è un'altra tasca, non l'avevo vista, benissimo, Nicole. Qui ci sono alcune mie cosine perché l'ho usato un sacco, la sto usando un sacco, è veramente direttamente una delle mie borse preferite ed ha questo logo, che è il nuovo logo con queste due tigri che mi hanno spiegato, tutti pensano siano draghi, invece sono tigri, ed ha la cinghia in... è un color metallo, ma è molto... quello che mi piace di questa borsa è che è molto leggera la cinghia, in realtà le Chanel sono pesantissime, quindi questo è stato il mio grosso acquisto, la mia grossa my big find, quindi è stato veramente una scoperta, averla trovata non me l'aspettavo, ma sono molto molto felice. Poi voglio farvi vedere quello che mi hanno regalato quando sono stata a San Francisco da Benefit, in realtà mancano alcune cosine purtroppo, come ben sapete, ma mi ritorneranno, mi arriveranno, me le rispediranno. Quindi c'è questo specchio che è molto carino e tra l'altro è pieghevole, cioè guardate che figata, no basta, si piega solo fino a qua, scherzavo, però è veramente molto carino, questo è vero. All'interno ci sono, in realtà se avete visto il mio ultimo vlog già sapete il contenuto, ve l'ho fatto vedere così brevemente, c'è il mascara Day Real, amo questo mascara, lo sapete, ve ne parlo da quando è uscito praticamente, poi c'è il Professional, oh adesso si apre così, che figata, c'è il Professional, il loro primer che è miracoloso, quello non è un primer, è un miracolo. Poi c'è l'Eyebrow Glow Pencil, che è una matita per sopracciglia. E poi c'è la 3D Brow Tones, che è ti dà un tocco di colore alle sopracciglia, non le colora, dà un tocco di colore alle sopracciglia, un prodotto che ho già usato e di cui sono innamorata. Poi c'è la Goof Proof Brow Pencil, anche questa è una matita, ma questa è un pochino più spessa rispetto all'altra, che è proprio micro la punta. Poi ci sono, ok, la mia terra preferita di tutti i tempi, quella è la Hoola, naturalmente, e poi c'è il California. E sempre di Day Real c'è Double the Lip, uno dei rossetti B-Color che sono usciti questa stagione se non erro, e poi c'è la Bronzing and Contouring Brush, quindi è un brush, vediamo, è un pennello, che figata è questo pennello, sembrano i capelli di Kylie Jenner qualche tempo fa, io vorrei i capelli così, posso avere i capelli così? No, non mi starebbero granché bene, però mi piace un sacco, fichissimo. E questo pennello, adesso che mi ricordo, ce l'aveva il makeup artist che mi truccava da Benefit quando abbiamo fatto il photoshop per questo mega photoshoot per questo mega progetto, e l'avevo notato ma non sapevo fosse di Benefit. E poi ci sono la Benetint, il loro, forse il loro progetto, il loro prodotto più iconico, che è stato il primo. Poi ci sono altri prodotti per le sopracciglia, voi sapete che loro sono, hanno tutto per le sopracciglia praticamente, e c'è il Cabrow, che è il colore in gel con pennellino, sempre per le sopracciglia appunto. E poi c'è la, questo è un gel che fissa le sopracciglia, che io non conoscevo ma sono innamorata adesso di questo prodotto. Poi c'è la Brow Zinks, questo è un kit che ha un po' tutto l'occorrente per le sopracciglia. All'interno ci sono due pennellini, un paio di pinzette addirittura minuscole da viaggio, ma funzionano perché le ho provate, e poi ci sono due colori naturalmente per andare a disegnare, a riempire le sopracciglia, quello più chiaro all'inizio e quello più scuro verso la fine, naturalmente sfumandoli, non andiamo in giro con due colori. Poi mi è arrivato un altro pacco da Glossip Milano, anche questo l'ho appena aperto e non ho ancora visto di che cosa si tratta. Allora, My Perfect Skin, oh, acqua micellare, io sono sempre alla ricerca dell'acqua micellare, cioè ne uso a litri veramente, ed è l'unica cosa che posso usare praticamente per struccarmi, e un'altra acqua micellare, solo che una è per pelli sensibili, l'altra è per pelli normali miste. Io ho la pelle normale mista e sensibile, bisogna spiegarlo alle aziende che esiste un binomio anche, non solo di pelle secca e sensibile, ma anche mista e sensibile. Comunque posso mescolare le due e comunque o usare prima una dopo l'altra, ma sicuramente le userò entrambe. Poi qui c'è un lip balm vanilla e watermelon, c'è un balsamo labbra alla vaniglia e anguria, cioè rendiamoci conto, i prodotti che loro non fanno in estate, io mi fa impazzire. Oh, però che strana questa confezione, no? È tipo, sembra un tempera. Apriamo questo piccolo pacchettino, che è piuttosto pesante, quindi secondo me c'è tanta roba dentro. Ullala! E di che cosa si tratta? Sì, ce n'è veramente un po', e vediamo. Allora, primo è un primer all weather, quindi qualsiasi waterproof, qualsiasi tipo di tempo lui
lo sconfigge. C'è il una crema occhi antirughe, sempre utilissime le creme occhi, vi prego, mettetevi sempre chili di crema occhi ovunque, su tutto il contorno occhi, anche fino all'attaccatura dei capelli, perché aiuta tanto per le rughe. Non usate la crema per il viso sugli occhi, io non lo faccio mai. Una crema invece per il viso. Poi ci sono due correttori high coverage molto interessanti, tonalità 2 e 3. Mi sa che avrei avuto bisogno della 1, ma vedremo. E poi ci sono 4 compact. Allora, sono una cipria compatta a tenuta climatica. Vediamo il packaging, come mi piace sta roba della tenuta climatica. Ah, molto semplice, molto minimal. Riesco ad aprirla, ok, ce l'ho fatta. La cipria è molto chiara, questo ci piace. È la numero 2, ma è molto chiara, quindi forse anche il correttore numero 2 potrebbe andare. C'è un fondotinta compatto, lunga durata, anche questo è la tonalità 2. Speriamo anche questo non si apre, ma che classico momento che ti spezzi 6 unghie. Ok, ce l'ho fatta. Questo fondotinta è veramente troppo arancione per me. Forse quando sarò abbronzata nel 2000 e mai. E poi questa è una cipria compatta a tenuta climatica, ma è la numero 1. Questa è leggermente più chiara dell'altra, leggermente, quindi forse la 1 è più giusta per me. E poi c'è un altro fondotinta, però questo tonalità 3, quindi se l'altro posso metterlo nell'anno del mai, il 3 penso che non ho speranze. E poi ho qualche altra cosina molto interessante da farvi vedere. Sì, sono passata alla boutique Dior a San Francisco, perché sono alla ricerca da un bel po' di una t-shirt, non so se ve ne ho parlato, forse a Praga, l'ho cercata a Milano, insomma è introvabile, e addirittura in Italia ci sono le liste d'attesa. Io sono in lista d'attesa per questa t-shirt, ma non mi hanno mai telefonato, e oggi i miei capelli sono super ribelli. Sono in attesa per questa t-shirt, ma sembra un miraggio. E passando ho detto, ma c'è Dior qui a San Francisco, andiamo a dare un'occhiata dritta, tipo segugio, andiamo a cercare questa maglietta. Chiedo alla commessa, se lo chiedi in Italia o anche a Praga, no, questa roba ormai, cosa vuoi, questa maglia ormai non sa, forse arriverà, non si sa, è una specie di roba che non si sa se esiste oppure no, tipo non lo so, tipo la città di Oz, una roba del genere. E la commessa mi guarda e mi fa, sì sì c'è, vado a vedere, che taglio ti serve? Io non ci posso credere, quando ti rispondono così non te l'aspetti, c'è una felicità interiore che solo le donne possono capire, credo. E effettivamente ce l'avevano. Originalmente la volevo fortunatamente c'era, anche se io originalmente la volevo in bianco, ma bianca è il colore della stagione passata, quindi primavera estate, questa nera è il colore dell'autunno inverno, che sono poi le collezioni che stanno arrivando ora. E c'è scritto we should all be feminists, mi piace la maglietta, mi piace il concept, mi piace la collezione e mi piace il fatto che una parte dei proventi di questa maglia vada in beneficenza. Dietro c'è il classico logo CD con questo insetto. E poi, siccome il fatto che avessero così tanta roba mi ispirava troppo, sono tornata in boutique tipo 2 giorni dopo ed ho preso un'altra cosina, perché visto che avevo chiesto anche a Praga, ho chiesto anche a Milano e non hanno più niente di questa collezione. Io ho la sensazione che in America abbiano tutto di più, cioè fanno più ordini, hanno più merce. E questo è un gioiello, diciamo, perché mi è venuto in mente che né a Praga né da nessuna parte si trovano i choker, sempre di questa collezione. E lì ne avevano 2, che è tanto, credetemi, avere 2 choker di una collezione quando sono sold out ovunque. Uno era nero con la stellina, ma questo, e ne avevano 2 o 3 di quel tipo, questo invece è veramente difficilissimo da trovare ed era proprio quello che volevo. Io lo so che dico sempre ma mi piace, ed è il choker Jadior, eccolo qua. Ok, oggi come sono vestita sta malissimo, ma io lo adoro e non vedo l'ora di indossarlo con la t-shirt della stessa collezione Jadior, mi piace troppo. Avevano anche la maglia, avete presente quella che ha Carrie in Sex and the City col numero 8 e con Jadior? C'era anche quella, ma averlo scritto sulla maglietta mi sembrava un po' troppo, mi piace di più questa che non ha loghi né marchi, però c'è questo piccolo ciondolino Jadior sul choker. Non vi dirò più che sono contenta di averli trovati, perché penso si sia capito così, ha intuito. Altra cosa che mi è arrivata praticamente quando stavo premendo il rec e stavo iniziando a filmare questo video è questo
pacco gigantesco, cioè io non so se si riesce a capire la giganteschezza di questo pacco. Io con forbici mi metto ad aprirlo, però una cosa la so, che è di Too Faced. Questo è veramente un unboxing, perché letteralmente devo tirare fuori la roba dal pacco. Too Faced ha sempre delle cose stracarine, quindi mi aspetto sempre grandi cose da loro. Oh mio Dio, che cos'è sta figata? Cioè, no, dovete proprio, cioè, non so se si riesce a capire l'enormità di questo pacco, ma forse ce la farò. Oh! Cioè, rendiamoci conto, non so che cosa ci sia dentro, ma promette molto bene. In realtà è un doppio pacco, perché ci sono due cose. La prima, e guardate, questo era il tappo, cioè, rendiamoci conto, ci sono tutte le loro terre e c'è scritto Smart Girls Fake It. Ho dovuto ricostruire il pacco perché era completamente distrutto praticamente, ma le terre sono intatte. Ci sono tutte le loro terre, la Milk Chocolate, la Chocolate, la Dark Chocolate Soleil, poi la Snow Bunny, la Sun Bunny, la Pink Leopard, la Beach Bunny, il bronzer Sweetheart, che è bellissimo, e profumano tutti di cioccolato. Altra figata, perché guardate che cosa c'era sotto. Sì, una specie di sombrero con la scritta Too Faced, tutta glitterata e rosa. Che figata, questo è il pacco. Che carino, io ve l'ho detto, i pacchi Too Faced sono sempre, sempre strabilianti. Non c'è niente da fare. Quindi questo mi sa che per oggi è tutto, vi ho fatto vedere davvero tutto. Spero che vi sia piaciuto questo video. Se volete vedere questi prodotti all'opera, naturalmente seguitemi nei vari tutorial, morning routine. Voglio ricominciare a fare qualche recensione. Voglio capire se potrebbe piacervi una specie di prodotti top e flop insieme, una specie di buy or buy, quindi ditemelo voi. Adesso vi mando un bacione enorme davvero, perché vi voglio bene, e noi ci vediamo alla prossima, ciao!